per i maestri zen, il disegno va a tradurre il paesaggio interiore, di cui non me ne rendo conto poiché è dentro di me ed è nascosto. Allora, solamente quando il lago è tranquillo, emergono i fantasmi o emergono dei disegni, delle forme, delle verità, che sono sacre in quanto il pittore non ne deve correggere. Ciò che è fatto è fatto, ciò che è fatto appartiene già al pennello, che lui ha la sua storia e decide lui. Quindi sono sposseduto da me stesso per ascoltare, io che sono pittore, una musica che si sta muovendo sotto i miei occhi, ma che emane da me stesso, artista. Perciò diremo che i maestri zen, pittore, così, sono in questo senso qua invisibili, vedete? Rimandando così anche alla filosofia greca, e penso a Plotino. L'uomo è invisibile, diceva Plotino nel 270, e Dio attraverso la sua invisibilità e emane di luce.